Ciao ragazzi, allora volevo fare questa parte di video prima della recensione perché volevo dirvi un paio di cose velocemente. Allora, prima di tutto, grazie mille per i 40.000 iscritti, adesso siete veramente tantissimi, anzi, siete molto oltre i 40.000 iscritti e io non so veramente come ringraziarvi. Sono strafelice che i miei video vi piacciono ancora e sono anche un po' stranito, ma sono anche molto contento e quindi non so come ringraziarvi, ma cercherò di fare qualcosa, quindi restate sintonizzati che qualcosa mi invento. E poi volevo dire un'altra cosa. Domenico Marotta, il creatore di webcelebrity.it, ha scritto un articolo su di me e su Victor Laszlo 88, riguardo la nostra recensione di Inception fatta insieme, che vi ricordo, se non l'avete ancora vista, andate sul canale di Victor Laszlo e cercatela perché credo che sia venuta abbastanza bene per quanto sia difficile recensire un film come Inception. E quindi volevo ringraziare Domenico per le belle parole spese per l'articolo. E se volete leggere l'articolo, vi linko, il link è nella descrizione del video. E volevo ringraziarlo perché io mi sono stupito, oltre che per le belle parole, anche perché nell'articolo, oltre me, Victor Laszlo, è citato anche bestmovie.it, che sono sicuro che voi lo conoscerete, è quel sito di cinema stupendo, uno dei migliori in circolazione, perché sicuramente quando cercate qualche film sicuramente finirete su quel sito lì, sicuro. E anche quella rivista che ogni tanto danno al cinema, Best Movie. E io sono onorato di essere in un articolo insieme appunto a Best Movie, e se non lo conoscete vi linko Best Movie, quante ripetizioni, Best Movie nell'informazione del video. Quindi volevo solo dirvi questo un po' alla veloce, vi ringrazio infinitamente degli iscritti e di tutti i complimenti e di tutti i commenti che mi lasciate, sono veramente a centinaio ormai, non lo nego, e io sono contentissimo. Quindi ancora grazie a Domenico Marotta per l'articolo, ripeto, se volete andare a vedere l'articolo e il sito Best Movie, i link sono tutti e due nelle informazioni. Grazie mille e spero vi piaccia la nuova recensione. Allora, avete presente quando andate nei centri commerciali, quei grandi centri commerciali che hanno il reparto tecnologia, film e musica? Voi andate in quel reparto per cercare un film e vedete tutte le sezioni divise, dai film a 5,90€, 9,90€, 14,90€ e così via. Poi però c'è sempre quella cesta maledetta con i film da 1,50€, 2,90€ al massimo. E io lo so che in tutte le ceste dell'universo vedrete sempre questo film, Skeleton Man. Quanti di voi hanno avuto il coraggio di comprarlo e guardarlo? Io non me l'aspettavo che fosse così aberrante. Ma non corriamo troppo, allora. È un horror del 2004 diretto da Johnny Martin. Johnny Martin che prima di fare regista faceva lo stuntman. Ok. Prima di iniziare la recensione però vorrei consigliarvi un canale, il canale dei The Woodfridge, due ragazzi molto molto simpatici che ho avuto il piacere di conoscere di persona ad un incontro di un po' di tempo fa, sono veramente simpaticissimi, il loro canale è pieno zeppo di video divertenti, quindi se volete farvi due risate iscrivetevi da loro e ditegli che vi ho mandato io. Il canale come al solito è linkato nelle informazioni del video. Detto questo iniziamo questa fottuta recensione e vediamo quali sono i 5 punti per cui Skeleton Man è un aborto. Numero 5. La trama. La trama è: quattro soldati mandati in una missione in una foresta a caso scompaiono, allora ma viene mandata un'altra squadra per vedere cos'è accaduto a questi soldati e si scopre che un'entità non umana fa strage di tutti i soldati. Alla fine ne rimarrà uno che riuscirà a uccidere questo mostro. Storia banale, già vista in miliardi di altri film horror, ma ci sono due cose che mi hanno abbastanza dato fastidio. Numero uno è l'entità malvagia. Questo succede quando non hai fantasia. Un sacchetto della spazzatura con un teschio dentro. Non lo dico per dire, è veramente un sacchetto della spazzatura con un teschio dentro. La seconda cosa che mi ha dato particolarmente fastidio della trama è la storia di questo mostro, ma no, più che altro non proprio la storia del mostro, ma come i protagonisti sono venuti a sapere della storia del mostro. Durante le loro ricerche in questa foresta in cui non c'è assolutamente anima viva nel raggio di chilometri, incontrano un vagabondo in mezzo a nulla. Un po' forzato, ma vediamo, facciamo così, vediamo quante scene forzate ci vogliono per arrivare alla forzatura generale del raccontare la storia del mostro.
vagabondo in mezzo a una foresta dove non c'è assolutamente nessuno? Prima forzatura. Il vagabondo, prima di chiedere qualsiasi cosa ai militari, gli chiede dei fagioli. Ehi, vecchio. Avete fagioli? Abbastanza casuale. Seconda forzatura. E guarda caso i nostri eroi hanno con loro un barattolo di fagioli. Conveniente! Terza forzatura. Come per magia, senza che i protagonisti gli abbiano chiesto assolutamente nulla, lui inizia a raccontare una storia. Il vecchio Joe ha dimostrato a se stesso e agli altri di saper distruggere dei coraggiosi ma stupidi ragazzi come vostri. Non gliel'ha chiesto nessuno. Quarta forzatura. E secondo voi di cosa parlerà la storia? Ma è ovvio, del sacchetto della spazzatura con il teschio dentro. Che culo, eh? La prima persona che capita gli racconta proprio la storia dell'uomo che stanno inseguendo. Quinta forzatura. E già sento le vostre domande, ma come? Niente finale a sorpresa? Numero 4. Cliffhanger. Il protagonista e unico sopravvissuto della strage del teschio riesce in una maniera disperata ad ucciderlo. Ma tanto lo sappiamo che la sorpresa è in agguato. Dai, 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 che arriva! Eccola, sono pronto, dai, dai! Eccola, eccola che arriva, eccola! No? Magari volevano evitare il cliché del finale a sorpresa come tutti i film di serie B. Questo è il loro finale a sorpresa? Il riavvolgimento dei titoli di coda e poi far vedere una scena casualissima del teschio a cavallo in mezzo alla foresta? È come se si fossero dimenticati, no, neanche dimenticati, come se si fossero accorti dopo di non aver messo un finale a sorpresa. Però c'è da dire una cosa. Era un finale a sorpresa. A sorpresa proprio, perché non te l'aspetti, sembra che sia finito il film, invece c'è ancora una parte. Mi sa che hanno preso un po' troppo alla lettera questa cosa. Pessima regia, Numero 3. Regia. Perché che film puoi aspettarti da uno che prima faceva lo stuntman? Allora, partiamo dal budget. È stato stimato un budget di... stato stimato, quindi non si sa, per certo, 2.3 milioni di dollari. Che non è poco. Che avrebbero potuto benissimo dare in beneficenza oppure dare direttamente a Johnny Martin per evitare di fare il film, ma comunque. La regia è abbastanza basilare, ma c'è qualcosa che non va in alcune scene. Questi 2 milioni e mezzo di dollari circa... credo che siano finiti tutti quanti in esplosioni. Le esplosioni sono grandi, sono infuocate, sono belle per un B-movie. Ma guardate come sono state rese. Cioè, tu hai i soldi per fare un'esplosione del genere anche bella e appena parte la vera e propria esplosione, transizione su un'altra scena all'improvviso. Cosa, ti vergognavi? È una delle poche cose decenti del film e non me la fai neanche vedere bene? E come se non bastasse, ce ne sono altre due di esplosioni inutili. Tu hai soldi per far esplodere un elicottero, di far precipitare e esplodere un elicottero e anche qui lo transizioni via così alla veloce. Ma la cosa peggiore è una scena di flashback del Vietnam di uno dei protagonisti che sembra quasi fatta bene ma dura 2 secondi ed è piena di esplosioni che sono completamente inutili perché fanno parte uno di un flashback e due che le fa vedere mezzo secondo. Pessima... vabbè, ormai avete capito. Numero 2. Erroracci. E qui inizia la discesa verso l'oblio. Partiamo già subito con i primi 2 minuti di film. Due! In questi 2 minuti c'è una telefonata, in cui però viene inquadrato soltanto uno che telefona, l'altro si sente solo per voce. Ma sentite bene come si sente. Pronto, Charles? Buonasera. Dimmi, Schuller. Hai buone notizie per me? Siamo entrati nella tomba nascosta. Abbiamo il cranio del Gran Capo Sei Orsi. Fantastico, Charlie. I nostri agenti saranno molto felici. Non sono neanche riusciti a mettere un effetto telefonico alla voce dall'altra parte del telefono. E non succede solo qui, succede ogni volta che qualcuno utilizza una radio nel film. Però c'è da dire che non so di chi sia il problema, se anche nel film originale era così, oppure se è colpa del doppiaggio italiano che non ha messo gli effetti. Altro errore... questo evitabilissimo. In una scena uno dei soldati ha un mitragliatore con un tipo di mirino sopra. Se voi andate a vedere bene 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 la scena noterete che il mirino è chiuso, Dio santo, è chiuso! Ma porca... ma neanche a un bambino di 5 anni a cui tira addosso una telecamera riuscirebbe a fare un errore del genere.
E come se non bastasse, nell'inquadratura subito dopo il mirino cambia! Ma sì, ma chi se ne frega? Non riguardiamole queste scene! Tanto chi se lo guarda, figurati! Poi... una cosa che non mi era mai capitata in vita mia. In una scena in cui c'è il gruppo di militari che trova per la seconda o terza volta il sacco della spazzatura con il teschio dentro, cosa fa? Gli spara, ovviamente. Scintille dagli alberi? Non so neanche cosa dire. Notate prima di tutto la grandissima mira con cui i militari specializzati sparano al nemico. Non un colpo che neanche ci vada vicino per terra, tutti contro gli alberi. Certo, finché tieni il mirino chiuso, grazie al cavolo. Ma poi i colpi esplodono contro gli alberi in una miriade di fumo e scintille come se fossero petardi. Mi arrendo. Cioè, cosa devo fare? Cosa devo fare? Cioè, no, voi non potete neanche immaginare la miriade di errori che ci sono e di cui non posso parlarvi di tutto perché sennò rimarrei qua tutta la vita. Per esempio, ve lo dico alla veloce, ci sono scene, come al solito nei film di serie B, riutilizzate ma non so neanche quante volte, le scene d'azione soprattutto, che guarda caso sono tre quarti di film, riutilizzate fino allo svenimento. Cioè, anche nella parte finale, nella battaglia finale, non ha senso niente. Cioè, a un certo punto, l'unico sopravvissuto che va a dire agli operai... Al, ci sei? Sì, la sento. Ok, togli la corrente. Così è con la corrente. Così è la scena senza corrente. Sì, signore, è in istante. Corrente tolta. Non c'è nessuna differenza, non hanno staccato la corrente, dovrebbe essere tutto buio perché lui addirittura accende la torcia. Cosa accende la torcia? Che è esattamente come prima, è tutto acceso, non è che me lo immagino, è tutto acceso. Meno male che sono riuscito a finirla sta recensione, se no veramente se continuavo ancora mi sparavo un colpo in testa e via. Merda. Numero 1. Perché? Dov'è la pistola? Dov'è? Ok, la finisco in fretta, guardate così, non ci penso più e... Un'ora e mezza di film. Un'ora e mezza di tortura. Avete presente Hostel? Una puntata di Heidi al confronto. Ci sono questi momenti in cui io mi immaginavo lo sceneggiatore al lavoro, che doveva proprio scrivere queste scene per filo e per segno, dire... Farà proprio così. Io cerco di raccontarvele, ma sarebbe molto meglio vederle, cioè vederle durante il film, perché raccontate perdono un po' del loro fascino, anche se sarebbe meglio chiamarlo vomito. Nella prima scena in cui ci sono i due militari che vengono sterminati dal teschio, però vengono normalmente uccisi. Poi succede questo, in pratica, il teschio va lì per recuperare... un teschio. Praticamente i militari in uno scavo hanno trovato un mezzo teschio che tengono lì sullo scaffale e il nemico, il sacco della spazzatura, per qualche ragione che non sono riuscito a capire, lo vuole. Semplicissimo. Lui uccide un militare che però muore accasciato davanti allo scaffale in cui c'è il teschio. Vabbè, lo butti giù, tanto è morto e lo prendi. Avrebbe dovuto passargli attraverso con la mano per prendere il teschio che era dietro di lui. No, neanche immaginandomi io di fare io, proprio io stesso, il peggior film della storia del cinema, riuscirei a immaginare... No, non riuscirei a immaginarmelo una scena del genere. In un'altra scena in cui il teschio è ancora il protagonista, mentre sta lottando con i militari, riesce a colpirne uno. Un buon salto, ha un po' sporcato l'atterraggio, però un 9.8 glielo do. Ma perché? Provo a chiederlo lentamente. Qual è il motivo per cui un colpo dovrebbe rompere le leggi della fisica? Tra l'altro è anche fatto male. C'è una scena brutta e fatta male. Lui quando fa quel carpiato, atterra
atterra tipo con i piedi, lui è già morto, ma atterra con i piedi rimbalzando qua e poi precipita al suolo. Cambiamo scena. In un'altra scena si vedono gli ultimi due sopravvissuti che camminano. E camminano, non c'è niente di sbagliato in questa scena. Ok, lasciate che ve la spieghi. Mentre stanno camminando, lui inciampa su un tronco e precipita per tipo 50 metri ruzzolando come un pazzo, rischiando di rompersi l'osso del collo per trovare dei cadaveri che con la trama non hanno nulla a che fare. Ma pensateci bene, qua è colpa dello sceneggiatore. Cioè, chi potrebbe mai immaginare una scena in cui uno cade così come un sacco di patate, rischia la morte soltanto per... nulla! Perché? E oltre il danno, la beffa! Verso la fine della sequenza si può benissimo notare che il protagonista perde il cappello, ma appena cade, ce l'ha di nuovo in testa! Questa scena è imbattibile! Ma neanche drogandoti, piantandoti due siringhe negli occhi, il tuo cervello riuscirebbe a elaborare una cosa del genere! Basta, potete smettere di guardare film, questa è la scena! La scena con la S maiuscola! Le scene dopo di queste non potranno mai superarla in bellezza, è imbattibile! Allora, lui in mezzo alla foresta più cupa trova un'autostrada. In questa autostrada c'è un camion, un'autocisterna. Lui ruba l'autocisterna. Ad un certo punto appare il teschio in autostrada. Lui accelera per schiacciarlo, il teschio scompare e lui invece di frenare o fare qualcos'altro della natura umana, nelle reazioni umane, si schianta contro un'automobile. La cisterna esplode, lui riesce a salvarsi e il teschio compare e ricompare dal nulla per tagliargli le gambe. La zona del sapere. Ma allora esiste. Oh. Ora finalmente ho aperto gli occhi. Sono riuscito finalmente a comprendere. La scena della mano attraverso il torace. È ovvio, il regista aveva 1,5 litri di sangue in più. Poteva mica andare sprecato. Geniale. La scena del doppio salto carpiato. Il regista aveva scoperto che uno dei suoi attori era un tuffatore professionista. Poteva mai lasciarsi sfuggire un'occasione del genere? Che stupido che sono stato a non pensarci prima! La scena di lui che inciampa. È ovvio che qui lo sceneggiatore voleva far capire allo spettatore che i pericoli non sono mai finiti, anche quando sei vicino alla fine, basta un piccolo lametto e tutto cade. Spettacolare! E per finire, la scena dell'autocisterna. Ma questa scena racchiude tutta l'essenza del film. Lui che fa di tutto per andare a fermare il male, ma alla fine perisce per questo. E ti fa capire il coraggio e l'ardore dei protagonisti anche quando è tutto inutile. Non ero riuscito a capirlo prima, ora ho aperto gli occhi. Oh. Ok, la recensione è finita. Il film vi consiglio di guardarlo perché è qualcosa... il troppo, e qualcos'altro, cioè tutti i film sono in un modo, lui è veramente in un mondo tutto suo, e vi consiglio di guardarlo con gli amici perché così vi salvano la vita in caso voleste suicidarvi. Quindi,
Ne approfitto però per questa fine di recensione per ringraziarvi di nuovo di cuore di tutti gli iscritti, ormai siete oltre 40.000, io sono contentissimo, vedo che vi piacciono molto, vi piacciono i miei video, io sono veramente contentissimo, io mi diverto un sacco a farli, i vostri messaggi si quadruplicano, su Facebook cerco di rispondere molto di più che su YouTube, perché su YouTube mi dà proprio fastidio, ci metto 2 ore a caricarmi, se devo scrivere devo rispondere a 2 persone, su Facebook ci metto 2 secondi, su YouTube ci metto mezz'ora, e quindi su Facebook rispondo più in fretta. E poi, ripeto, volevo fare qualcosa per ringraziarvi, volevo fare un mini micro concorsino, ma proprio mini micro, non niente di ufficiale, non so ancora se lo farò, però non sarà sui video, perché siete tantissimi e sareste impossibili da, non da vedere tutti, da vedere, riuscirei a vedere, ma da giudicare, perché siete talmente tanti, talmente diversi nel fare le cose che sarebbe impossibile, però voglio ringraziarvi e io volevo fare un concorsino per cambiarmi la grafica, mi piacerebbe cambiarla, cioè HHFisso ha fatto un ottimo lavoro, però mi piacerebbe aggiornarmi ogni tanto, a me dopo un po' mi annoiano vedere la stessa grafica per un po' e volevo cambiarla. Le cose sono 3: sfondo, banner del canale e bannerino sopra i video. Poi vabbè, adesso niente di ufficiale, ripeto, poi vi darò tutte le misure se lo farò. Però il premio sarà un premio vero, fisico, un film squallido, ma bellissimo, quindi so bad, so good quasi, che ho visto e mi piace molto, ma che non ho, che ho visto nel negozio c'è, quindi ne prenderò 2 copie, una per me e una per voi, per chi vincerà. Sarà tutta una scelta personale, ovviamente, perché quello è, cioè, la grafica deve piacermi, quindi sarà tutto super personale. Ve lo dirò poi comunque, non sono ancora sicuro di farlo, ma al 90% sì. Quindi io vi ringrazio tantissimo di tutti i commenti, di tutti i complimenti e ci vediamo alla prossima recensione.